una festa patronale di Santa Maria Maddalena fortemente partecipata a quella di quest'anno, che ha visto affollata Piazza Umberto I per il concerto del bravo, simpatico ed empatico artista toscano Francesco Gabbani, che ha visto all'ormeggio nella banchina del centro storico Nave Italia e che ha riempito di fedeli la chiesa parrocchiale. Nella giornata del 22 luglio alla Maddalena c'è stato inoltre l'arrivo di una delegazione corsa proveniente da Iaccio, città con la quale è gemellata, guidata dal vice sindaco Alex Farina e accolta dal sindaco Fabio Lai nella piazza del municipio al suono degli inni nazionali e di quelli della Corsica e Maddalenino. Delegazione che poi ha partecipato alla messa solenne presieduta dal vescovo Monsignor Roberto Fornaciari. A concelebrare sono stati i sacerdoti dell'isola, altri provenienti da alcune parrocchie della diocesi e ben quattro sacerdoti franco-corsi, con in testa il vicario generale della Corsica, Monsignor Frédéric Constant. Il vescovo Monsignor Fornaciari nell'omelia ha ricordato come la Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, abbia sempre riservato, ha detto, una somma venerazione a Maria di Magdala, la prima testimone ed evangelista della resurrezione del Signore, e come nel 2016 Papa Francesco abbia voluto elevare il grado della sua memoria a festa in tutta la Chiesa Cattolica. E come questa santa possa essere oggi compresa dai fedeli, ha detto ancora, come un paradigma del compimento del mistero della Chiesa, anche per quello che riguarda il ruolo che hanno le donne in essa. E poi iniziata la processione con il simulacro di Santa Maria Maddalena portato in spalla dalla classe 74 del Comitato Feste Patronali, che ha organizzato tutti gli eventi. Processione a terra e a mare con un lungo corteo di natanti, una trentina, per un percorso di quasi un'ora, salutato dalle sirene dei traghetti che avevano issato il Gran Pavese e dalle tante barche ormeggiate in porto. Dopo il rientro e la benedizione finale, la giornata di festa è terminata con i fuochi d'artificio.